Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere come si risolvono le equazioni logaritmiche utilizzando un'incognita ausiliaria, ovvero applicando un metodo di sostituzione. Innanzitutto, come faccio ad accorgermi che devo applicare la sostituzione? A differenza dell'equazione del video precedente, qui notiamo subito che non possiamo applicare in alcun modo le proprietà dei logaritmi e quindi non riusciamo ad avere un unico logaritmo al primo membro e un unico logaritmo al secondo membro. Quello che notiamo è che qui ho il logaritmo in base 3 di x e qui ho il logaritmo in base 3 alla seconda di x. Nota bene, questo qui è diverso dal logaritmo di x alla seconda, ovvero il 2 che vedete qui è diverso dal 2 che vedete di qua, perché qui ho x alla seconda, mentre qua ho tutto il logaritmo alla seconda, ovvero riscrivendolo lo posso pensare così. Per cui scritto così vuol dire che tutto questo logaritmo è elevato alla seconda, mentre questa scrittura mi dice che è x che è elevato alla seconda. Quindi sono due cose completamente diverse. Ora, la cosa più furba è andare a chiamare con t il logaritmo in base 3 di x ed effettuare la sostituzione. Andando a sostituire questo primo termine, che abbiamo detto possiamo scriverlo così, è come dire t alla seconda. Questo diventa meno 2t e meno 3 lo ricopio. Grazie a questo trucchetto mi si sono semplificati notevolmente i conti, perché adesso devo andare semplicemente a risolvere un'equazione di secondo grado. È completa, quindi come ben sapete possiamo applicare la formula risolutiva e quindi le due soluzioni sono meno b, b vale meno 2, quindi meno meno 2 più 2, più o meno la radice di b alla seconda, 2 alla seconda, 4, meno 4ac, 4 per 1 per meno 3 fa meno 12, meno 12 col segno meno della nostra formula fa più 12, tutto fratto 2a, a da noi vale 1, quindi 2 per 1 2. Ora 4 più 12 fa 16 e la radice di 16 fa 4. Le due soluzioni si ottengono come sempre una volta andando a sommare e una volta andando a sottrarre. 2 più 4 6, 6 fratto 2 3, 2 meno 4 meno 2, meno 2 fratto meno 2 meno 1. Quindi le due soluzioni sono 3 meno 1. Vado a riscriverle in bella copia e ora rivado a sostituire, quindi al posto di t vado a scrivere il logaritmo in base 3 di x. Ora, se avete visto il video sulle proprietà dei logaritmi, sapete che per definizione il logaritmo in base 3 di x è uguale a un numero dove questo numero è esattamente l'esponente che devo dare alla base. Quindi questa prima equazione diventa x uguale la nostra base elevata a 3 e quindi 3 alla terza fa 27. Allo stesso modo qui x è uguale, la base la ricopio e la devo elevare a meno 1. 3 alla meno 1 sapete bene che fa un terzo, perché basta ribaltare la base e cambiare segno all'esponente. Un terzo alla 1, quindi un terzo. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. Andiamo a risolvere questa equazione. La prima cosa che noto è che ho il logaritmo in base 3 di x qui, qui, ma qua c'ho una radice che mi dà fastidio. Applichiamo quindi la proprietà delle potenze. La radice di x la posso pensare come x alla 1/2. Infatti, se avete visto già la mia playlist sulle potenze, sapete che una radice si può trasformare sotto forma di potenza dove l'esponente è dato da il numeratore che coincide con l'esponente che ho sotto radice e il denominatore che coincide con l'indice di radice. Da noi l'indice è 2, ecco perché ho x alla 1/2. Ora, per la proprietà dei logaritmi, l'esponente che ho nell'argomento lo posso portare fuori. E quindi tutto questo nostro logaritmo diventa così. 1/2 l'ho portato davanti e quindi mi è diventato logaritmo in base 3, che l'ho ricopiato, di x, quindi è rimasta solo la base perché l'esponente è andato fuori. Ricopio tutto il resto. Ora, come potete ben vedere, la cosa più furba è andare a sostituire tutto questo logaritmo con t. In questo modo l'equazione mi diventa 1/2 t che moltiplica t più 1 meno 2t uguale 2. Ora sono più felice perché i calcoli sono molto più semplici e quindi andiamo a risolverli. 1/2 t per t, 1/2 t alla seconda, 1/2 t per 1, 1/2 t e il resto lo ricopio. Andiamo a fare l'MCM che è 2. 2 diviso 2, 1, quindi t alla seconda. 2 diviso 2, 1, ricopio t. 2 diviso niente, 2.
per meno 2 meno 4t. 2 diviso 1, 2 per 2, 4. Mando via i denominatori e porto tutto al primo membro perché ho un'equazione di secondo grado completa. T alla seconda lo ricopio, qui mi porto avanti con i calcoli, quindi sommo già. 1 meno 4 fa meno 3t. Il più 4 portato al primo membro diventa meno 4. Uguale a 0 perché al secondo membro non ho più nulla. Nelle equazioni di secondo grado complete applico la formula risolutiva per trovare le due soluzioni. La formula mi dice meno b. B da me è meno 3, meno meno 3 fa più 3. Più o meno la radice di b alla seconda, 3 alla seconda, 9. Meno 4ac, 4 per 1 per meno 4 fa meno 16. Con il meno della formula diventa più 16. Tutto fratto 2a, da noi a vale 1, quindi 2. Facciamo i calcoli, 3 più o meno. 9 più 16, 25. La radice di 25 fa 5. Tutto fratto 2. Come sempre faccio i rami, una soluzione sarà data col più, l'altra soluzione sarà data col meno. 3 più 5, 8, 8 fratto 2, 4. 3 meno 5, meno 2, fratto 2, meno 1. Ricopiando in bella copia le due soluzioni ho t uguale a 4, t uguale a meno 1. Rivado a sostituire. Quindi al posto di t ho scritto il logaritmo in base 3 di x. Applicando la definizione del logaritmo, la prima soluzione è x uguale 3 alla quarta, perché questo è l'esponente che devo dare alla base. 3 alla quarta fa 81, quindi la prima soluzione è x uguale 81. La seconda, questo è l'esponente che devo dare alla base, quindi x è uguale 3 alla meno 1. 3 alla meno 1, quando l'esponente è negativo, vi ricordo che ribaltiamo la base, un terzo, e cambiamo segno all'esponente, 1. Quindi la soluzione è x uguale un terzo. Ecco qua, da brava coach di matematica, ti ho preparato gli esercizi per allenarti e mettere da subito in pratica quello che hai visto in questi video. Mi raccomando, allenati con costanza e continuità. Vedrai che questo farà la differenza e ti permetterà di raggiungere risultati sorprendenti in matematica. Spero che questa palestra di esercizi, come piace chiamarla a me, ti sia stata utile per migliorare e allenarti. Continua così e vedrai che alla fine la matematica ti piacerà. Basta prenderla nel giusto verso e io ti aiuterò a farlo. Io sono Monia Tomassini e se sei nuovo su questo canale devi sapere che ho un motto ed è questo. Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Seguimi e ti farò diventare imbattibile.